Ciao a tutti, in questo video parleremo di Golan Heights, un gioco per due persone della Victory Point Games che tratta della parte nord, quindi sugli altopiani del Golan come dice il titolo, del, confl del conflitto tra israeliani e siriani nel 73. Uh, il gioco, nonostante il fatto che sia un wargame, è, devo dire semplice veramente per tutti anche un ottimo introduttivo senza essere banali qui ci sono le statistiche ehm, sono un po' perplesso sul fatto che per il solitario sia indicato come 7 perché come vedremo mh, durante la spiegazione del gioco nel gioco sono presenti alcune carte eh, ed essendoci un, una parte di eh, una componente segreta nel turno in solitario rende male perché si, gi diciamo, il giocatore che gioca in solitario conosce anche le carte del, diciamo di quello che è l'avversario, cosa troviamo nella confezione? La confezione innanzitutto, eh, come si è già visto, è una confezione a, eh, a busta, cioè c'è questa, questa parte esterna, e poi la classica scatola: come la chiamo io, la, la scatola del cartone della pizza, classica scatola della Victory Point in, eh, in colore rosso che si chiude. E il gioco è in formato, diciamo, A4, non è, il, non è in formato A5 come eh, Habsburg Eclipse Ottoman Sunset, per capirsi. Nella confezione c'è il regolamento che abbiamo visto prima. Ehm, il l'aiuto, diciamo, le note storiche, il manualetto storico, manualetto storico che come sempre, come in tutte le mie spiegazioni, vi consiglio di leggere prima ancora del regolamento, perché perché oltre a introdurvi, eh, diciamo, a quello che troverete nella componentistica, nelle regole, nella mappa, eh, vi spiega l'antefatto, l'antefatto e ciò che è successo, anche le, quali erano le unità, il perché si è arrivato a questo punto e tutte queste caratteristiche peculiari del conflitto e del periodo le ritroverete nelle regole quindi se le leggete prima ve le aspetterete non le percepirete come delle chiamiamole eccezioni e soprattutto come eh, qualcosa in più da imparare abbiamo poi questa che si vede qui in, eh, in, nella telecamera cioè la mappa eh, montata in cartoncino pressato eh, a puzzle quindi sono due pezzi che mi piacerebbe che tutti i giochi avessero così, niente mappe montate, niente tabelloni montati, piegati, ma questa cosa è eccezionale. E poi la mappa in cartoncino, identica in dimensioni, stampa e qualità all'altra, ma è semplicemente un cartoncino piegato nel caso in cui vogliamo portarcelo in viaggio per avere un pochino meno di peso come l'aereo. In Infine, due aggiunte che ho fatto e che vi consiglio per impararlo ma anche per spiegarlo. Una struttura di come sono organizzati i turni che è disponibile già su BGG, e anche questa resta disponibile su BGG ehm, l'elenco delle domande e dei dubbi che emergono leggendo il gioco, che sono emersi a me o ad altri giocatori, e che è stata in buona parte eh, validata dall'autore, e per il resto da eh, il, il capo della BPG. Buona parte di queste domande sono state poste su Boarding Geek che anche eh, diciamo validate anche dal buon senso dei giocatori. Infine, quello che troviamo sempre in materiale cartaceo sono quattro aiuti di gioco. Questi quattro, eh, quattro aiuti di gioco, so che in alcune confezioni sono due, e onestamente me ne aspetterei due anch'io. Eh, diciamo aspettatemene due, nella mia copia ce n'erano quattro. Ultimo. Ripeto, il gioco è da due, quindi il fatto che siano quattro ha poco senso. Eh, ultimo componente in carta è questo calendario, chiamiamolo calendario di gioco, in cui sono presenti i vari rinforzi che eh, le, i due eserciti otterranno nei vari turni, eh, un, dove verrà posizionato anche un segnalino per indicare il turno di gioco, quindi il turno siriano lo metteremo qua, nel turno israeliano lo gireremo e lo metteremo qui e così via. Il fatto che i turni siano dei turni diurni o dei turni, dei turni notturni, con la data dei giorni del conflitto rappresentato. Vediamo che il gioco durerà 12 turni, quindi già questa è un'informazione in più. Ci sono altri dettagli su questo eh, foglio che vedremo più avanti quando eh, verranno spiegate in maniera più particolareggiata le regole. La mappa l'abbiamo vista. Le carte eh, sono due mazzi di 12 carte. Eh, le carte hanno il titolo, un'immagine, una parte relativa al gioco e delle note storiche. L'unica parte da diciamo importante per giocare è questa. E le carte hanno un pochino di testo, questa forse è quella che ha più testo di tutte, ma è veramente un inglese facile, terra-terra e base. Quindi insomma, abbordabilissimo. Eh, infine dei pezzi per entrambe le fazioni questi sono quelli azzurri degli israeliani per indicare ehm, diciamo che vengono attivati da carte specifiche ehm, comando il paraglottista di comando che hanno la, il simbolino nato del comando che è quello di questa testa ci fate caso è una x con due eh, bandierine nell'angolo e quello per eh, l'attacco aereo. Questi due segnalini ci sono anche eh, in rosso qualora le carte del giocatore siriano li attivino. Infine, sempre in cartone, troviamo dei, dei segnalini per, indicare, per consentire al giocatore eh, di indicare quali divisioni eh, sono eh, inattive, sono in fase di manutenzione in questo turno. Quelli con la basetta azzurra sono quelli degli israeliani, quelli con la basetta rossa sono quelli dei siriani. E completa la dotazione, l'immancabile dato, veramente minuscolo ma color militare, e ehm, i segnalini per indicare il possesso quindi eh, degli obiettivi da parte dei siriani. Se questi segnalini non sono presenti sulla mappa sugli obiettivi significa che sono degli israeliani e te delle tesserine da porre sopra le unità che eh, sono state silenziate e soppresse nel fuoco da altre unità nemiche e che quindi per, uno per il combattimento in corso per il combattimento in cui ricevono questo segnalino non potranno più far fuoco. La, eh, il vassoio di plastica non fa parte della confezione, è una cosa che ho aggiunto io per mia comodità, così come queste pedine in vetro. Pedine in vetro le uso per rendere evidente quali, quali esagoni del tabellone eh, sono mh, coperti, cioè con te quali esagoni del tabellone pur essendo coperti da unità, sono importanti perché sono quelli per determinare eh, chi sta vincendo o chi vince il gioco, mentre quelli trasparenti li utilizzo per segnalare, come vedremo, eh, in quali esagoni avvengono i combattimenti.